si divide in vino. Buongiorno e bentrovati, siamo qui con l'amico Filippo. Prima di passare alla degustazione, oggi abbiamo dei particolari. Avete presente quando si fa quel gioco dove manca il particolare, trova il particolare che manca? Bene, trovate il particolare che manca in questo video. Iniziamo, degustiamo un Regaliani. Abbiamo questo vino siciliano che è un bianco del 2012 di Tasca d'Almerita con 12 gradi, è una uva autoctona, tutte uve autoctone fatte da Inzoia, Greccanico e Catarrato. Catarrato, tutte uve siciliane, queste locali. Andiamolo a degustare. Allora, guardiamo, c'ha un bel colore, sì. C'ha un giallo bello paglierino con dei riflessi verdolini. Qui l'uva la devono raccogliere molto presto in Sicilia, quindi il vino rispecchia questi colori qua. Sì. Poco consistente, a 12 gradi come dicevi tu, e bel colore cristallino, brillante, insomma è un vino, sì, che si presenta molto bene. Andiamo a degustare. Wow! Fruttato, direi intenso, sì, intenso. Frutti come il melone, la pesca bianca matura. Esattamente, sì. Ah, e qualcos'altro? C'è un fiore, il glicine. Il fiore di glicine, cosa dici? Sì, eh? Sì, sì. Sentiamolo in bocca. Molto secco. Sì. Leggero, questo è un vino che va molto bene per un aperitivo, però è piacevole, senti, lascia una bocca molto molto pulita. Molto pulita. C'è la sapidità e il frutto che abbiamo comunque sentito, sì, al naso. Direi di servirlo a 8-10 gradi. Sì, assolutamente sì. Sì. Una grigliatina di pesce azzurro. Grigliata di pesce azzurro. Ottimo. Abbinatelo con dell'ottimo pesce azzurro. Viva l'estate. Vino. Ciao. Ciao. E trovate il particolare che manca.